Inc. e Avvelenati da Gaia, che vanta un considerevole numero di iscritti. Il nostro acquedotto, come si è potuto sentire in questa conferenza, ha mostrato evidenti carenze infrastrutturali, visto che per evitare squilibri è stata pompata acqua proveniente dalle sorgenti del Moresco, una su conduttore già cariche d'Italia. Residenti e commercianti del centro storico hanno così subito disagi per più di una settimana e danni economici, condizioni fortunatamente migliori di quelle che stanno avendo sia Val di Castello. La speranza è che nessuno abbia avuto conseguenze sulla sua salute. Come si è saputo, il tempo massimo che trascorre tra un'analisi e l'altra è di mesi, 3 mesi. L'ASL ne prevede 6. Auspico una drastica riduzione della forbice, soprattutto su una rete delicata e ormai compromessa come la nostra, purtroppo ancora nelle mani di privati. Una presa in giro nei confronti dei cittadini che nel 2011 si espressero a favore del ritorno della gestione pubblica della risorsa. Bravo Matteo! Le sorgenti da cui ha origine il problema sono poste nelle vicinanze di una miniera su cui nessuno ha mai messo le mani, acquistata a basso prezzo dall'attuale opposizione. All'epoca si era troppo impegnati a costruire strutture che oggi cadono a pezzi e disinteressarsi del patrimonio comunale, anche storico, lasciandolo andare in malora, accollando all'amministrazione lombarda una pessima eredità finanziaria. E proprio oggi, chi allora era al governo sta strumentalizzando una vicenda di cui è presumibilmente coartefice su questioni irrilevanti. La strumentalizzazione c'è stata anche dove non doveva esserci, ovvero all'assemblea aperta ai cittadini tenuta il giovedì scorso alla Sala Musa. Io ero presente. Accuse infondate anche nei confronti della protezione civile, circa una cattiva gestione dell'emergenza, visto che è stato utilizzato il megafono e gli utenti interessati presenti sull'elenco telefonico sono stati contattati. E qualcuno c'è qui in sala che è stato contattato anche più di una volta. Sarebbe assurdo andare a casa per casa ad avvisare i cittadini che c'è un problema alla rete idrica o che sta per arrivare un'alluvione o un tornado. In America fanno con le sirene. Ritengo che chi occupa una qualsiasi posizione rilevante nella vita sociale di una società, una regione, uno Stato deve essere responsabile delle proprie azioni per non suscitare sfiducia o scandalo nei confronti dell'istituzione o la società che rappresenta. Sempre che si vive in un paese civile. Per questo la società Gaia non è più credibile ed è perciò che chiedo ai suoi rappresentanti una profonda riflessione circa il loro mandato e circa la situazione che si è venuta a creare. Grazie, invitiamo sul palco Simone Tartarini.